peggiore di dover raccontare qualcosa che uno ha ascoltato e che ha visto rispetto a uno che magari lo legge e non riesce a capire. La stessa percezione che ho nello sguardo di alcuni di voi che insomma vivono il problema e hanno l'incertezza, la paura di dover subire una difficoltà perché non c'è un servizio consolare, non c'è un'ambasciata che in qualche modo li possa tutelare. E in questi giorni non è che abbiamo incontrato solamente le comunità di cittadini italiani, abbiamo incontrato imprese italiane che stanno facendo degli investimenti importanti in Repubblica Dominicana. Stamattina ne abbiamo visitate due, un consorzio che, con un'impresa italiana che è la Tecnomont, che sta costruendo una centrale elettrica in carbone a Punta Catalina. E il cementificio della Domiger, che sarebbe la Colacem, la corrispondente della Colacem, che è una delle più grandi imprese italiane nel settore del cemento. Poi abbiamo tantissimi italiani che hanno attività nel settore della ristorazione, dei servizi ricettivi, del turismo. A Baia Ibe c'è un complesso alberghiero gestito da italiani, a Santo Domingo, nella capitale, abbiamo famiglie storicamente legate all'economia dominicana e che mantengono ancora un rapporto solido, forte e patriottico con il nostro paese, con l'Italia. Abbiamo a Punta Cana un italo-dominicano che ha fatto degli investimenti enormi e ha creato un distretto turistico di alta qualità. Insomma, quindi i rapporti anche diplomatici commerciali, oltre a quelli dei servizi, diciamo, da garantire ai cittadini, sono fortemente compromessi per questa scelta che io reputo assolutamente sbagliata, perché con i numeri che c'ha la Repubblica Dominicana insomma è una scelta assolutamente illogica. Quindi Maurizio, quando mi domandava, c'è scritto che per la spesa